splende il sole sullo stadio, terreno di gioco in condizioni perfette, davvero ideale per una grande sfida. Un saluto dal vostro Perugia Pardo, ovviamente con me, Stefano Nava. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Si gioca tra Udinese e Torino. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose, o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Piazza, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Con il numero 3, Samir! Il nome Torino riporta ovviamente alla mente di tutti gli appassionati una squadra meravigliosa, leggendaria, quella che morì tragicamente a Superga il 4 maggio del 1949. Il grande Torino è considerata da tutti la squadra più forte dell'epoca e una tra le più forti di sempre. Questa è la formazione di partenza dell'Udinese. Si affidano al 3-5-2 per la sfida di oggi. Un modulo che può cambiare in corso d'opera, diventando per esempio un 5-3-2 di matrice più conservativa. Sono curioso di vedere quali sorprese ha in serbo l'allenatore per questo match. Grazie. Ecco la formazione di partenza del Toro. Sembrano voler adottare anche oggi una tattica incentrata sul pressing, almeno a giudicare dallo schieramento iniziale. Evidentemente è quella che a loro dà maggiori garanzie. Credo di sì, Pierre. Il tecnico deve aver fatto le sue scelte e ritenuto che questa fosse quella giusta per sfruttare al meglio il potenziale di cui dispone. Seghelar avanza verso la porta. Pallone regalato agli avversari. Palla lunga per il compagno. Può andare sulla fascia. La difesa la meglio e allontana il pallone. Ecco Rincon. Attenzione! Tiro senza troppe pretese. Facile qui per il portiere. Belotti è diventato nelle ultime stagioni tra gli attaccanti più importanti del calcio italiano. C'è grande attesa oggi per la prova del Gallo. Il gol è la sua specialità. Ma di testa, di piede, in acrobazia, non importa, quello che conta è metterla dentro. Entra in modo perfetto. Rincon. Portiere senza problemi qui, pallone irraggiungibile per l'attaccante. Deulofeu. Occhio al suo movimento. Grande opportunità. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Cambia corto sul compagno. La mette in mezzo. Può ricevere una posizione interessante. L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Attento qui il difensore che allontana. Palla che termina fuori, sarà rimessa laterale.
può crossare da lì. La legge bene Izzo che allontana. Rincon. Il signor Matteo Zanotti è pregato di recarsi immediatamente al posto di polizia dello stadio dove lo attendono le figlie Emma e Greta. Arslan. Attenzione a Llorente. Si inserisce bene e recupera. Prova l'accelerazione. Ecco Rincon. Regalano palla agli avversari. Deulofeu. Si aprono spazi invitanti. Ha spazio per andare. Bravo il difensore che ferma tutto. Traversone nel mezzo, attenta qui la difesa, palla allontanata. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Ha spazio per avanzare, vuole il secondo palo. Ci pensa lui a spazzare via. De Paul, attenzione a Llorente, si riprenderà dunque con il corner, ottima chance per portarsi avanti. Senti i tifosi, fremono, potrebbe essere l'occasione giusta per portarsi in vantaggio. Sceglie subito il compagno, palla che spiove. Non bene qui il difensore, attenzione. Il portiere la blocca dopo il salvataggio miracoloso sulla linea. Sono andati davvero un passo dal gol qui. Ci sarà un minuto da recuperare come indica il quarto uomo. L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Il Gallo Belotti era certamente fra i più attesi. Come si sta comportando fino a questo momento, Stefano? Prestazione mediocre fin qui la sua. Deve fare qualcosa di più se vuole impensierire la retroguardia avversaria e dare una mano alla sua squadra. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. De Paul. Attenzione a Llorente. Si riprenderà dunque con il corner, ottima chance per portarsi avanti. Primo possesso palla della ripresa per il Torino. Prova a sfruttare le corsie. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Deulofeu. Partono in contropiede.
attenzione a Llorente. Se lo beve Deulofeu. Sirigu para senza problemi. Rincon. C'è l'errore, palla recuperata. De Paul. Attenzione a Llorente. Deulofeu. Può colpire da lì. Ferma l'attaccante, ma non è finita. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. C'è un giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. Prova Deulofeu. Sirigu para senza problemi. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Deulofeu. Occhio qui, può far male alla difesa. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Occhio al suo movimento. Deulofeu. Tiro completamente fuori misura questo. Viene perfezionato il cambio nelle file del... C'è un cambio. Esce dal campo con il numero 7 Sasha Lukic. Entra in campo con il numero 77 Carol Linetti. Mandragora. Appoggio su un Kulu. Tocco orizzontale. Rincon. Il gallo Belotti. Linetti. Sale Ansaldi. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Ci pensa lui a spazzare via. Si aprono spazi invitanti. Arslan. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Guadagna metri verso l'area. Belotti. C'è un buon anticipo. Deulofeu. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara a caccia del gol vittoria. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Grande intervento del portiere. Viene perfezionato il cambio. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Lascia il campo con il numero 3 Bremer. In campo con il numero 4 Lianco. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Al tocco in mezzo. Hanno perso palla. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite.
c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Ha provato a stringere i denti, ma non è in condizione di proseguire. Infortunio che già in diretta ci era sembrato piuttosto serio. Bisognerà attendere ora l'esito degli esami per capire i tempi di recupero. Viene perfezionato il cambio nelle file del Torino. Fuori con il numero 88, Thomas Rincon. Entra con il numero 13, Riccardo Rodriguez. Palla 2 dunque, con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. E vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita la squadra avversaria. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Azione interessante, attenzione, a caccia del gol, vittoria. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, eh? Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. La mette in mezzo. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. È allo scadere dei 90 minuti, le squadre sono in parità.